impronta dentale digitale con visualizzazione 3D. Andremo a presentare l'innovazione che in un qualche modo risolve uno dei problemi più noiosi dell'andare dal dentista. Ne parliamo con voce esperta, medico odontoiatra che è venuto a trovarci, il dottor Andrea Di Martino. Benvenuto. Salve a tutti. Salve a lei, dottore. Grazie infinite di aver accettato il nostro invito. Chi è in ascolto si starà chiedendo: e qual è la cosa più noiosa di andare dal dentista? L'impronta. L'impronta dentale. Certo. Perché ricordiamo tutti paste più o meno colorate da tenere in bocca con un saporaccio terribile e una terribile sensazione di vomito. Esatto. Che invece oggi vengono spazzate via dall'alta tecnologia. Sì, sovvertite proprio, perché comunque sia l'impronta digitale rappresenta un modo innovativo di andare dal dentista. Questo implica maggior sicurezza. Un modo innovativo di essere manipolato dal dentista. Beh, manipolato in senso buono però. Ovvio. E quindi leva tutta l'ansia e la paura di tenere per 5 minuti quelle paste orribili di odore sgradevole che possono provocare molto spesso il vomito, anzi, ecco, quasi sempre lo provocavano le impronte tradizionali. Quindi vi siete risolti un problema. Questa innovazione è la scienza dove deve andare avanti, cioè nel senso trovare degli strumenti adatti per eliminare apposta quell'ansia e far andare dal dentista gente che aveva praticamente la fobia, il terrore, e quasi anni che non metteva piede dentro lo studio dentistico. Quindi diciamo, ecco, un'odontoiatria più fruibile, no? Più tranquilla, ecco, tranquilla. Che cos'è uno studio dentistico? Lo studio dentistico. Anni che non andate dal dentista, ci sono dei motivi sensati. Certo. Ora, cosa cambia rispetto all'impronta tradizionale? Ma anche per voi, penso, per i tempi, per l'accuratezza? Allora, sicuramente l'accuratezza e la precisione, che è uno dei capisaldi fondamentali della nostra professione. Addirittura noi possiamo vedere il micron, cosa che prima era molto difficile vederla, se non attraverso dei microscopi. E quindi praticamente la comodità di avere uno scanner intraorale che rileva l'impronta durante la seduta di protesi, poi alla fine è quella, è la branca odontoiatrica. Permette che cosa? Permette in pochissimi minuti di avere una risoluzione molto minore ai 5 di cui parlavamo prima, una maggiore risoluzione della stessa, e quindi eseguire dei lavori ancora più precisi rispetto a una volta. Oh, abbrevia anche per esempio i tempi. Abbrevia sicuramente i tempi, perché una scansione fatta mediamente difficile si aggira intorno al minuto e mezzo, due massimo, se dobbiamo prendere dei punti particolari dove vogliamo più pixel, più definizione, più accuratezza. Certo, e beh, sì, esattamente. Certo. Penso sia anche una soluzione, perché mi sono sempre chiesta, certo, queste impronte dentali, esatto, sì, quanta fatica puoi fare ad archiviarle e ad evitare una cosa che, per quanta precisione puoi avere, potrebbe accadere. Certo. Come infatti esisteva anche fisicamente una gipsoteca dove noi mettevamo tutte le impronte di tutti i pazienti tenute per 8 anni, e quindi certo lo spazio fisico era
notevole. Una cosa da dover un problema, insomma, questione da dover Beh, indipendenza da tutte le tutti i pazienti che hanno circolato lo studio in quegli anni. Mentre invece oggi è digitale. Ormai si mette tutto in un hard disk. Quindi. E qualora per esempio ci fosse bisogno di un impianto, magari il passaggio dall'odontoiatra all'odontotecnico può essere estemporaneo. Certo, e quindi sicuramente. Sono i consulti, le certo, riflessioni. Abbiamo delle funzioni in cui attraverso il programma, dopo aver eseguito la scansione, possiamo immediatamente mandare il volume del file. Esattamente, quindi semplifica tanto il lavoro sia l'odontoiatra, ma semplifica ovviamente la reazione certo. del paziente. Sì. Nella sua esperienza. E poi si sente più sicuro il paziente. Questo vorrei sapere, perché nella sua esperienza dove ha usato entrambi i sistemi, la percezione del paziente quando è da venire dal totalmente dentista, diversa. Com'è? Esatto, com'è? Appena prendono l'impronta digitale hanno la sensazione, ma già abbiamo fatto, dottore, è stato veloce. Eppure sto lì a spiegare che una volta impazzivamo con tutte queste impronte. Certo, e come funziona esattamente? Cosa mi devo aspettare? Come viene fatta questa impronta digitale? Ma diciamo, anzi, non so se conosci digitale, l'impronta digitale è un'altra cosa. Come una sequenza di fotogrammi con un macchinario, certo, soprattutto con lo scanner intraorale che può essere senza fili o con i fili. E che viene viene posizionato a seconda dell'asse del dente o dell'asse che di solito uno vuole scansionare. Certo, immagino che abbia semplificato moltissimo con i bambini. Sicuramente con gli anziani, sì, poveracci. Addirittura con i bambini eseguiamo impronte digitali anche con apparecchi montati, cosa che prima era difficile, cioè era impossibile. Apparecchi, certo. Non c'è più limite. Non c'è più limite perché una volta bisognava smontare tutto il lavoro e rieseguire il lavoro. Da capo? Certo, nel mentre c'era l'impronta che poi il bambino per 3-4 minuti, insomma, via. No, penso. Anche i costi quindi è ridotto. Sicuramente sì. Per il paziente stesso. Sì, non costano poco i scanner intraorali. Infatti anche questa è stata... Ma smontare un apparecchio, fare la... Beh, sì, comunque rimontare un apparecchio. È tanto tempo. È tempo e anche dolore certe volte. Capito? Quindi è una rivoluzione. Quindi l'avanguardia... Oramai rappresenta questo, capito? Per fortuna rappresenta il presente. Rappresenta. Chissà cosa ci aspetta il futuro. Meno male. Beh, l'evoluzione è tante. Beh, il futuro ha dato addirittura alla fabbricazione di alcuni scanner facciali addirittura. In modo cosa ci si fa con uno scanner? Lo scanner facciale rileva tutte le anatomie di una faccia. Quindi tutti i punti chiave per costruire anche una protesi di livello. Quindi evoluzioni tante, certo. tante. Oltre i materiali usati, insomma. Ora, cosa vogliamo lasciare i nostri ascoltatori? Beh, sicuramente il dolore non rappresenta più quella paura e quella voglia di non andare dal dentista. Quindi ecco. Potete venire dal dentista tranquilli. E nessuno vi farà del male. Esatto, esattamente. Allora, per chi avesse appunto bisogno di informazioni aggiuntive, vi rimandiamo a dimadent.viterbo@gmail.com o dimadent.terni@gmail.com. Ma lo studio ovviamente di del dottor Andrea Di Martino, anche su Facebook, Instagram, troviamo riferimenti certo. per andare a sbirciare. Ma andarlo a trovare credo che sia la soluzione migliore, perché poi, ecco, se non entri col sorriso sicuramente ci esci. Dottore, la ringrazio infinitamente. Salve, buonasera. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, cercateci ancora su Medicina Regione Lazio. Salve.